abbiamo qui Franco Di Donno, ex vice parroco di Ostia, Santa Monica, candidato appunto nella lista civica a presidente del municipio. Lista civica, laboratorio civico 10. Il primo problema è quello a cui siamo arrivati al commissariamento per mafia, e noi ripartiamo appunto per un progetto antimafia che consiste in modo particolare nel togliere spazi alla mafia, allertando la cittadinanza, dando spazio agli imprenditori e intervenendo lì dove c'è spaccio di droga e intervenendo anche sulla grande diffusione di racket, per cui tanti negozi li vediamo purtroppo abbassati. E poi fare tutto un discorso di riappropriazione del territorio da parte della cittadinanza, in maniera tale da formare un fronte unico che possa contrastare con la moltitudine delle persone la piccola forza di per sé della mafia, che non è tutta Ostia. Ostia non è mafiosa, Ostia è una realtà ricca di valori e di umanità. Sono questi piccoli gruppi, famiglie che conosciamo bene, che fanno partire dei tentacoli, e questi tentacoli noi vogliamo in qualche modo spezzarli, vogliamo in qualche modo interromperli. Questo per quanto riguarda la mafia. La seconda parte molto importante per noi è la partecipazione al governo da parte dei cittadini, quindi valorizzare le consulte municipali, valorizzare le commissioni, valorizzare gli incontri con i comitati di quartiere e con le associazioni, e fare in modo che tutto ciò che noi decidiamo di fare sia frutto di una partecipazione di tutti, come può essere un bilancio partecipato, ma anche un bilancio partecipato per quanto riguarda le cose da fare, al di là dell'aspetto economico che senz'altro sarà partecipato.